Vince la TNT, ma a partire meglio è il FAS. De Bertol crossa in mezzo per Ritz, che anticipa in scivolata l'avversario, ma la palla è fuori. La TNT reagisce con Bergamo, che serve sul fondo. La palla viene messa in mezzo, Lorenz respinge male, la difesa spazza e si salva poi con lo stesso portiere. Passa in vantaggio la TNT, angolo ospite, male l'estremo difensore che spedisce il pallone sulla spalla di Marinkel e poi sfiora un compagno. Ci provano ancora in Onesi, ma dopo essersi smarcato bene l'attaccante schiaccia e strozza troppo la conclusione. Nella ripresa si sveglia il FAS e dopo una serpentina clamorosa in aria, la sfera si spegne sul fondo, sfiorando il palo più lontano. Poco dopo Zanoner parte in posizione regolare, entra in aria saltando bene l'uomo e conclude sul primo palo. Solo il montante dice no. Può chiuderla la TNT con Maestrelli, che serve il compagno con un pregevole cross, ma quest'ultimo calcia sul fondo da posizione defilata. Annullato poi il pari ai locali dopo un vistoso fallo sul portiere, con l'attaccante rapido a concludere a rete prima del fischio dell'arbitro. L'assalto finale non sortisce effetti, finisce così 0-1.